brutta partita vista in questo campionato al San Paolo? Questa di oggi, con lo 0-0 di Napoli-Fiorentina. E non certo perché le reti sono rimaste inviolate, ma solo per come ciò è avvenuto. Spettacolo scialbo, azioni senza incisività, servizi imprecisi, gioco falloso e quindi spezzettato e di scarso interesse. Basti dire che i due portieri non sono mai stati impegnati seriamente. Ma veniamo alla cronaca con i suoi pochi spunti di qualche rilievo. L'inizio è partenopeo e dopo 3 minuti punizione battuta da Massa. Riceve Capone, il suo pallonetto di testa resta solo un'intenzione. Poco dopo, ancora il Napoli, l'azione è confusa e si perde con l'impaccio di Savoldi. Poi qualche capovolgimento di fronte, ma i tiri quasi sempre sono senza mordente, come questo di Zuccheri. La Fiorentina lamentava, come si sa, l'assenza di Antognoni, ma sperava nel rientro di Desolati. Anche il Napoli era privo del suo regista titolare, Giuliano, ma sperava nell'orgoglio e nella freschezza dei suoi giovani. Ma sono parole che lasciano il tempo che trovano. Nel secondo tempo le cose cambiano poco, il gioco si scalda solo a tratti. Al 60esimo, discesa di caso fra i più attivi, si presenta senza ostacoli sulla destra di Mattolini, ma il corridoio è stretto e Mattolini è ben piazzato. 2 minuti dopo, fallo in area su Desolati, fallo che si risolve con una punizione indiretta. La partita continua senza scosse, per vedere una novità solo nel rientro di Chiaruggi, assente da molte settimane, che sostituisce Massa. E da Chiaruggi si deve questo bel lancio su calcio di punizione. Poi le ultime possibilità della Fiorentina prima e del Napoli dopo per far proprio l'incontro. All'81esimo azione viola, con caso, riuscita la sua finta, pericolo per gli azzurri, ma Tendi non riesce a sfruttare l'occasione propizia. A 4 minuti dalla fine, servizio di Restelli per Chiaruggi. L'attaccante napoletano fa quel che può, ma gli viene meno la conclusione. Una partita che certo non ha esaltato il gioco del calcio, ma dal San Paolo i gigliati escono comunque soddisfatti per quel punto conquistato che consente loro di non perdere la speranza della salvezza.